Incominciamo. Dunque, partiamo da cos'è Python, un attimino partiamo dalla larga, suppongo che più o meno tutti sappiano che stiamo parlando di un linguaggio di programmazione, sappiano i vantaggi e gli svantaggi di questo linguaggio, primo fra tutti la facilità con cui si può ottenere un risultato, la facilità con cui si può utilizzare, la grande disponibilità di librerie per andare a coprire tutti quanti i vari settori della programmazione, si può andare sia dal calcolo sia dallo sviluppo di siti web fino al calcolo scientifico, che è quello sul quale cercherò un attimino io di orientare questa cosa per quel poco che parlerò di codice. La controparte di questa facilità sta nella lentezza, okay, con il quale i comandi vengono eseguiti, specialmente se li scriviamo in istruzioni che non sono native Python o native delle librerie. L'interpretazione, d'altro canto, ci dà il fatto che sia interpretato ci dà un grande vantaggio, che è quello di poterlo eseguire riga per riga e di poterlo inserire in un framework tipo notebook. Adesso, se qualcuno ha già usato matematica o come si chiama? MATLAB, esatto, ha già un po' un'idea di cosa può essere, di come è costituito un notebook. Sostanzialmente ci sono delle celle, uno scrive pezzi di codice all'interno delle celle, esegue i pezzi di codice uno alla volta e riesce a vedere subito il risultato. Il notebook per eccellenza di Python è Jupyter, che si basa su un, sostanzialmente è costituito al di sopra di un altro layer, che è il layer di IPython, che è una shell per Python. Ora, come installiamo Jupyter? Questo è il primo punto che andrò a toccare. Avendo tante librerie, Python viene con il suo packet manager. Il packet manager in questo caso è chiamato pip. Quando voi installate software con pip sul vostro portatile, ok, la prima cosa che vedete, che si può andare a vedere, è che il comando è mappato a user bin pip e questo installa software per Python 2. Okay? Questo rimarrà valido ancora per qualche mese, però diciamo che se incominciate a giocarci già oggi è una cosa da tenere in considerazione. Python 2 morirà a dicembre, il 1 gennaio 2020 smette il supporto per Python 2, bisogna passare a Python 3. Pip 3 invece installa software per Python 3. Okay? Tutti quanti i comandi che finiscono col 3 di solito vengono rimappati sul Python 3. Se usate distribuzioni che seguono gli standard tipo Fedora 30, non faccio nessuna pubblicità, avete già Python 3 di default da un po' ormai, con vantaggi e svantaggi. Considerate che tanti software utilizzano ancora Python 2 e non sono stati ripacchettizzati per queste distribuzioni che seguono un po' le deadline dei vari software con un attimino di anticipo. Ora, bisogna fare un po' di attenzione su questa cosa. Come io posso installare i software, quindi posso installare le varie librerie utilizzando pip, però pip non può installare software in partizioni di amministratore, non ha i privilegi di root quando installa. Quindi se io faccio pip install qualcosa tipo Jupyter, lui si arrabbia, scarica il software, bla bla bla, e a un certo punto si arrabbia perché potevo scegliere qualcosa con meno dipendenze. È un packet manager a tutti gli effetti, ok? Offla. Permission denied. Offla. Qua giù in fondo. Ah, ci suggerisce di installarlo con l'opzione meno meno user. Ora, uno volendo, imparato a mie spese, può lanciare anche pip con sudo e può andare a installare il pacchetto direttamente sulle cartelle di root. Qual è il problema se uno fa questa cosa? Il problema è che le cartelle di root sono le stesse gestite da DNF, e DNF, che in questo caso è il packet manager di Fedora, ma funziona anche con i packet manager di Ubuntu e Debian derivate, quello che succede è che voi andate a sovrascrivere con pip quello che è stato installato con il vostro packet manager. E questo rompe tutto, specialmente perché pip di solito ha versioni molto più aggiornate del software rispetto a quelle distribuite. Inoltre, se avete un packet manager che ha scritto in Python, questo vi blocca il computer e è il momento di ricominciare da capo.
Ok. Questo volevo dire. Ok. Cosa installa Pip? Ah, questa è un'altra cosa abbastanza rilevante, soprattutto per il settore un po' nel quale mi muovo, che è quello dell'HPC e dell'utilizzo di questo tipo di software su macchine ad alte prestazioni. Pip installa due opzioni di installazione che non vengono proposte all'utente in realtà. Lui può o compilare il software, nel caso in cui abbia la ricetta per compilarlo e il vostro computer gli fornisca tutta quanta l'infrastruttura necessaria alla compilazione, oppure può installarvi un binario. Il binario è precompilato, quindi se lo installate su macchine che posseggono librerie, posseggono, scusate, le istruzioni di processore più avanzate rispetto a quelle che sono disponibili normalmente rispetto a quelle che sono compilate di default, state perdendo gran parte delle prestazioni che potreste ottenere. Okay? Per darvi un'idea di quali software vengono installati utilizzando un binario e quali software invece vengono installati utilizzando la compilazione in runtime, diciamo, se il software che installate è in Python non c'è assolutamente niente di strano. Se invece, dov'è Python? Poi eccolo qua. Se invece il software è scritto in un altro linguaggio, c'è questo fantastico sito che è Python Wheels, che vi dà l'elenco, qua adesso non si vede molto bene, ma qua sulla destra, opla, eccolo qua, c'è l'elenco di tutti quanti i vari software e se sono disponibili le versioni binarie. Ok, quindi pip va bene. Una cosa può, NumPy è disponibile in versione binaria, quindi quando voi fate pip install NumPy o pip install come si chiama l'altra, Pandas o così via, voi in realtà non state scaricando il software e lo compilate per la vostra macchina, voi state scaricando una versione che è stata precompilata, che manca di alcune istruzioni, che manca di alcune librerie, come ad esempio la libreria per l'FFT o cose di questo tipo, e la versione che avrete quindi avrà leggermente meno prestazioni. Questo non cambia niente se lo fate sul vostro portatile, non cambia molto poco se lo fate sulla vostra workstation di casa, ma se vi mettono a disposizione un sistema di cluster, diciamo che la perdita è evidente, okay? Cioè si può veramente misurare quanto state perdendo in prestazioni. E adesso non mi ricordo come si chiamano, c'era questa cosa interessante che l'Intel ha aggiunto questa istruzione di recente alle AVX instructions, che fanno una cosa molto carina e praticamente riescono a caricare riescono a eseguire un'operazione in un solo ciclo di clock su tutto un registro, quindi caricano i numeri nel registro e fanno tutta l'operazione. Questa, vabbè, è una cosa che NumPy sfrutta, che è una cosa bella perché viene gratis, diciamo, NumPy gestisce matrici, gestisce array, gestisce questo genere di cose, ok? E se voi avete un array di numeri, dovete eseguire l'operazione su tutti i numeri dell'array e lo fate con in C e lo fate con un ciclo for che prende ogni numero e esegue l'espressione, in realtà ci state mettendo più tempo rispetto a eseguire un'unica istruzione che fa l'espressione su tutti quanti i numeri. E se lo fate con NumPy è leggermente più veloce. Ok, questo abbiamo fatto. Quindi, qual è l'informazione finale che volevo passare? Che quando dovete installare un software, lo installate con meno meno user, alla fine, utilizzando pip. Adesso non lo faccio perché ce l'ho già. Però questo vi installa il software nello spazio utente. Ok, se ve lo volete compilare, meglio. Altrimenti con questo lo potete installare nello spazio utente. Lo spazio utente, se qualcuno ha già un po' di esperienza, lo può vedere completamente come una virtual environment. Qualcuno? Boh, casomai questo lo discutiamo a parte. Due parole, ok, andrebbero spese in questo environment che è disponibile anche online, che si chiama Conda. Conda sostanzialmente è una cosa un po' più complicata rispetto a pip, perché riesce a gestire altri linguaggi anche. Anche lei shippa pacchetti binari, ma non solo, shippa anche librerie e compilatori, è tutto incluso. E vi offre la possibilità, che questa è una cosa molto interessante, di avere Jupyter con il supporto multilinguaggio all'interno di un singolo notebook, che è una cosa molto molto carina. Quindi potete programmare metà codice in Python, metà in R, e lui funziona, una cosa che io non ho mai fatto. Considerate però che quando installate Anaconda, ritorniamo un po' indietro, rimane il discorso prestazionale, non è irrilevante, perché loro comunque vi shippano binari,
oppure vi shippano le loro librerie. E un'altra cosa che va considerata è che quelle librerie devono essere compatibili con il kernel che state utilizzando. Quindi potrebbe essere che voi installate una cosa da loro e poi in realtà non sta funzionando, sta funzionando male o crasha. Stessa cosa con pip, anche quando pip vi shippa le will, può capitare che la will non sia compatibile col kernel che state utilizzando, specialmente se avete kernel molto vecchi, cosa che in alcuni settori purtroppo è a prezzo della stabilità, bisogna pagare anche questo. E tutto questo non succede se avete un buon amministratore di sistema che vi compila le cose per voi. Allora gli chiedete semplicemente: ragazzi, per favore posso avere questo software? E loro lo installano, ve lo compilano e voi lo caricate, lo scaricate. E ok, ora supponiamo di aver installato il nostro JuPython in user. Come lo facciamo partire? Esiste il comando più banale, JuPython meno meno port, e uno gli dà una porta a caso. Di default lui ha la porta 6888, mi pare. Sì, 888. Ma io ne ho già uno che sta girando su quella porta, quindi non partirebbe mai. Perché io solo quello. Ah, perché io non ho installato mai JuPython. Ok. Prossimo passo è che è quello sulla. Che è la cosa un po' più carina. È che dopo aver installato JuPython, JuPython vi offre un singolo notebook. Però c'è quest'altro progetto che secondo me vale la pena assolutamente considerare, quello che vi mostrerò adesso, che è JuPython Lab, è un sottoprogetto di Jupyter. E vi mette a disposizione un piccolo environment di sviluppo molto più avanzato rispetto a quello di default, che adesso andremo a vedere, poi magari vi evidenzio un paio di differenze. Il comando in questo caso bisogna installare, oltre a JuPython, JuPython Lab, e il comando è JuPython Lab meno meno port. Ok, adesso devo spiegare perché. Config di system di user. Ah, ok. Ok, non importa. Ok, io lo uso abbastanza, quindi in realtà lo lancio abbastanza raramente su questa macchina, perché qui ho direttamente un servizio avviato in systemd. Systemd che ha questa cosa molto bella, che può lanciare i servizi anche in user space, quindi uno può scriversi i propri file di service e quindi quando entra nella propria sessione vengono automaticamente spawnati, e questo è molto carino, specialmente in questo caso, in questo contesto qua. No, aspettate un attimo. Ok. Quando voi lo aprite, sostanzialmente viene fuori una cosa di questo tipo. Opla. E questa è l'interfaccia che vi si apre quando lanciate JuPython Lab. Sulla sinistra avete la cartella dove l'avete lanciato, in questo caso la home directory. Ok. Con varie. Qua ci sono varie cose che vi racconterò più un attimino più tardi. Al centro avete vari notebook, cioè all'inizio non ce n'è nessuno. Diciamo che qua sono tutti chiusi. Lavoro. Ok. Allora avete vari notebook. Allora, cosa potete fare? Decidete la cartella dove volete lavorare. Opla. Aprite un nuovo notebook. Su questa interfaccia dove potete selezionare l'operazione che volete fare. Allora, il notebook è la cosa standard che andremo a vedere. La console è una console di lavoro, è letteralmente una console Python di default. Una console IPython, per essere più precisi. E poi ci sono altre cose che dipendono dai pacchetti che avete installato, perché Jupyter Lab ha anch'esso al suo interno un sistema di pacchettizzazione che shippa con varie cose.
potete editare text file, vabbè, questi sono i base, potete scrivere file di markdown e c'è questa cosa che è molto carina che è l'help contestuale che vi può mostrare la documentazione delle funzioni che state utilizzando. Quando aprite un notebook, apriamone uno nuovo, notebook, eccolo qua. Vabbè, il notebook di default è titolato Untitled, potete rinominarlo, questo non è nessun, non ha nessun problema. Come si presenta? Si presenta con una fantastica cella non numerata sulla quale potete scrivere tante care cose, a incominciare da Python. Il primo esempio è l'Hello World, ok, print Hello World. Ok, potete inserire all'interno delle celle del codice Markdown, quindi potete scrivere la mia sezione. Codice Markdown che supporta anche LaTeX. C'è soltanto, ecco, venisse. Opla. Se l'avete installato, questo supporta anche LaTeX, che è molto carino. E potete iniziare e potete sviluppare un workflow di lavoro, tra virgolette, almeno prototipare un workflow di lavoro utilizzando tutte quante queste feature e avendo la possibilità di costruirlo e segnarvi cose che avete fatto e cose che dovete fare. Cose che dovete, vorrete e così via. Questo è un notebook con il quale mi sono divertito prima per inserire un po' di... Si riesce a leggere quest'angolo, sì? Un po'. Sono. Questo è un notebook con il quale mi sono divertito prima per andare a vedere, dimostrare alcune cose interessanti. I notebook hanno questa fantastica cosa che è il Magic Notebook, hanno queste funzioni magiche che possono essere chiamate attraverso gli ampersand. Mi pare che sia LS Magic per avere tutto l'elenco, ma sono veramente tantissime. Le due che secondo me sono più rilevanti sono quelle di timing, perché vi permettono di capire quanto tempo ci metterà più o meno una cella a girare. Non in anticipo, in realtà la fanno girare, però se voi dovete farla girare su un grande set di dati, potete prima farla girare su un piccolo dataset, vedere quanto ci mette, e poi lanciarla su un grande dataset e avere la stima di quanto tempo potrebbe girare quella cella. Avete la prima che è Time, che lancia l'istruzione una volta e vi dice quanto tempo ci ha messo a girare, spacchettandolo in vario tempo CPU, tempo totale, tempo del wall e così via. Questa qua è una cosa molto semplice, questo qua ha semplicemente preso una lista e ha appeso un elemento alla lista. Sotto invece avete l'istruzione timeit, che è un po' più avanzata e che ci mette un po' di più perché fa girare il codice un migliaio di volte, in realtà dipende dalla complessità e dalla statistica sul run. Diciamo che queste qua sono comode perché uno può scrivere una function che va ad analizzare il contenuto di un file o cose di questo genere, la testa su un file e poi dopo la scala su 200-300 file e sa quanto ci mette. Okay. Un'altra cosa interessante è cosa viene stampato al di sotto della cella, okay? Perché se io eseguo un'istruzione, come ho fatto qui, ho fatto print hello world è stato scritto, come ci aspettavamo, qua sotto. Io posso anche soltanto inserire la stringa. Ok? E il risultato apparentemente è uguale, in realtà non è vero. Ok? A parte le virgolette che si notano a destra e a sinistra, la funzione interna della classe stringa che è stata chiamata è diversa. Ok? Qui c'è un esempio qui c'è un esempio fatto sulla classe lista. Per chi lo sa già, sostanzialmente quello che accade è che quando uso print chiamo la classe, chiamo il metodo str, quando chiamo la funzione. Quando non chiamo la funzione print, invece sto usando il metodo wrapper, sostanzialmente. In questo caso qui ho definito la mia lista, che fa l'estensione della classe lista. Sono andato a sovrascrivere il metodo str, perché facesse quello che volessi io. E vediamo che se io prendo una lista L definita come una mia lista e la estendo aggiungendo gli elementi ABC, tecnicamente la lista L contiene gli elementi ABC, e se uso il metodo wrapper, che è quello standard, vengono scritti
come elemento della lista, mentre invece se uso il metodo print sto in realtà intercettando il metodo print qua sopra e sto scrivendo il risultato di questa operazione. Altre cose che è possibile fare all'interno del notebook, che è una cosa molto carina, è il fatto che si possono eseguire direttamente i comandi di shell. In questo caso qua ho eseguito pvd, ok, come un esempio. E un'altra cosa che è ancora più evoluta è che io posso andare ad intercettare il risultato dei comandi di shell per poterci scriptare poi sopra. In questo caso qui ho lanciato il comando ls e ho salvato il risultato del comando ls all'interno della cartella A. È all'interno della variabile A, scusate. Ed è risultato una lista sostanzialmente. È una riga per un elemento per riga della lista, questo è il risultato. Ora, tutto questo per contestualizzarvi un po' come si lavora con Jupyter, cioè come si costruisce un ambiente di lavoro Jupyter da zero, più o meno. Ma adesso andiamo a lavorare veramente su un CSV, qui mi overlapperò un po' col talk che faranno domani quelli del PyCon, del PyData. In questo caso qui ho, diciamo, fregato i dati da Dask, per chi interessasse, è un framework che estende Pandas andando ad inserire quello che è detto lazy execution. Sostanzialmente voi prendete le vostre operazioni, costruite un grafo di operazioni con tutte quante le dipendenze, dopo quando arrivate alla fine voi non fate altro che chiedere a questo grafo qual è il risultato che vi interessa, lui riesce a decidere chi è separato da chi, riesce a eseguire le operazioni in parallelo e poi riesce a darvi il risultato facendo le computazioni che richiedono, parallelizzando le computazioni che richiedono, che si possono parallelizzare. Dask è un bel framework se avete un cluster su cui farlo girare e qualcuno che ve l'ha setappato, perché altrimenti su un computer singolo non ha alcun senso usarlo. Ha molto poco senso in realtà per varie ragioni. In questo caso qua comunque mi sono soffermato, ho scaricato i loro dati sui voli da New York dal 1990 al 2000. Questi dati sono in CSV, da cui il titolo del talk, quindi se io adesso vado sulla cartella di cui non ricordo, ok, sostanzialmente è un CSV che uno potrebbe mettersi a mano, potrebbe parsarlo, potrebbe aprirlo tranquillamente con un qualsiasi software di spreadsheet, potrebbe andare a fare tutti quanti i vari conti, però cerchiamo di elaborarlo in maniera un po' più intelligente e astuta. E la domanda che mi sono posto, così per avere uno showcase, era quella di capire in che giorno della settimana e in che mese ci conviene andare a New York partendo dall'Europa, in base ai ritardi medi accumulati per quel mese. Opla. Insomma, piccolo showcase, che era facile. Allora, uno carica i dati, Pandas è molto simpatico perché ci concede direttamente di caricare il CSV, read CSV. Questa funzione qui è molto carina perché supporta un sacco di variabili in realtà in ingresso, cioè ci permette di leggere CSV molto molto complicati facendo infer molto molto elevati sul tipo di variabili. In questo caso qua è carino anche vedere il contextual help, ecco una cosa che differenzia Python da Jupyter, scusate Jupyter da Jupyter Lab, che io qua posso avere due notebook uno accanto all'altro e vedete che il contextual help, io mi trovo sopra read CSV e ha già capito che funzione sto andando a chiamare e mi dà già tutto quanto la documentazione per poter setappare i parametri, ok, che sono un elenco più o meno infinito, cioè ne ha veramente tantissimi. Questo qua è un CSV molto facile, proprio standard, quindi una volta che abbiamo caricato possiamo andare a vedere che colonne contiene. In questo caso qua contiene gli anni, i mesi, i giorni dell'anno e così via. Questo qua non c'entra, scusate. Ah, giusto, questa qua è una visualizzazione
del data frame. Opla. Cioè, se voi vi chiedete adesso come vedo quello che ho caricato, ok, lo carico qua. Ok, adesso come lo vedo? JuPyter ci permette di, ci dà questa fantastica interfaccia dove riusciamo a vedere tutto a colpo d'occhio come se fosse un normale sistema a celle. Opla. Che è molto simpatico. Altra chicca, questa parola di Pandas che può esportare direttamente in LaTeX la tabella. Quindi una volta che è stata caricata del CSV si può fare il LaTeX, che è una cosa non indifferente. E qui un attimino per vedere come si può ancora interagire con questa tabella, ho fatto la divisione, il raggruppamento per mese, per giorno, e sono andato a vedere la media del delay in quel giorno di quel mese della settimana. Allora, cosa succede qua? Allora, innanzitutto leggo il file di FRead CSV. A questo punto mi crea una matrice di zeri, mesi per giorni della settimana. Faccio un ciclo for, questa qua è una cosa molto carina di Python, che se vi potete ciclare su più cose contemporaneamente. In questo caso il data frame può raggruppare i risultati in automatico come come SQL, se vi dovesse servire. All'operazione group by, che in automatico vi raggruppa il sistema, vi raggruppa le quantità per elementi. In questo caso ho specificato due colonne. Volevo raggruppamento per mese, per giorno della settimana. E allora lui mi ritorna un iterabile che per ogni next, per ogni call next, mi ritorna due quantità, una tupla e il data frame che è stato isolato, bloccando questi due, il mese e il giorno della settimana. Questa è una cosa carina, che la tupla può essere spacchettata direttamente nella linea for. Cioè, se io so che il primo risultato è una tupla, posso in automatico dirgli guarda che questa va spacchettata in mese e giorno. E a questo punto vado ad inserire il mese, vado a estrarre l'elemento mese e giorno dalla matrice, va bene, vado ad assegnarci nel subdata frame che ho estratto, vado a prendere la colonna array delay, arrival delay, e mi vado a farne la media. Questo è molto carino perché per chi poi dopo, per chi dovesse interessare, questo array delay in realtà, quando uno arriva qua, questa è definita pandas series, che in realtà non è altro che un wrapper attorno a un numpy array. Quindi quando siamo qua in realtà siamo a numpy ed è tutto molto più standard, diciamo, anche perché in automatico riempisce i vuoti e l'assenza nei dati. Una volta che abbiamo creato questa matrice, che sostanzialmente contiene quello che ci interessa, volevo andarla a plottare per dare ancora un po' di, per vedere un altro po' di cose che si possono fare. Allora ho importato la libreria standard più usata, più comunemente usata per plottare, che è matplotlib. Questa stringa è una cosa simpatica, se qualcuno usa già matplotlib sappia che può settare in prima approssimazione immediatamente le caratteristiche col quale vuole andare a fare il plot. In questo caso qua ho settato in automatico il font e la fig size, visto che è in line più o meno, questa cosa qua uno ce l'ha sempre, cioè è in line, viene il risultato viene proposto nella cella. E, ok, trasposto la matrice, a questo punto uno crea una figura. Saltiamo questo che è piuttosto noioso, poi se qualcuno è interessato si può andare attraverso. E questa è la matrice plottata con minuti di ritardo in colore, blu scuro sono addirittura in anticipo, giallo chiaro sono molto in ritardo, e abbiamo i mesi dell'anno in orizzontale, in verticale abbiamo i giorni della settimana. Tutto qua. C'è altro? Sì. Per concludere, quello che volevo farvi vedere un attimino era tutto quanto lo stack che uno deve avere per riuscire a usare JuPyter in modo sensato, tra virgolette, senza grosse perdite di prestazioni, senza grossi casini, diciamo, in fase di installazione. E poi dopo di andare a vedere un attimino come si usava e come si possono trattare
in questo piccolo contesto dei semplici data frame pandas su cui poi continueranno domani. Basta. Domande?